Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale Ale e Giulia. Oggi faremo un unboxing, visto che sul nostro canale non l'abbiamo ancora fatto. Sta arrivando l'estate, la pandemia è finita, quindi noi abbiamo deciso, anzi a Giulia le è venuta la bella idea, di stare sull'acqua. Allora, spulciando un po' su Inter, abbiamo trovato questo qua. Il Sea Hawk della Intex, per tre persone, perché abbiamo detto dai, per due magari si sta un po' stretti, prendiamolo da tre. Comunque noi l'abbiamo pagato 90 euro. Tutto quanto con la spedizione. Ci hanno dato anche una coppia di remi in alluminio e una pompa. Questo qua è il gommone, l'abbiamo appena aperto. Cosa che il Sea Hawk 2 non ha sono i cuscini per poggiare il culetto. Se li metti una all'estremità e una nell'altra estremità, così. Esatto. Così sarebbe più comodo. Ci sono anche due cose per mettere la... Sì, due portacanne. Ah, è la cosa figa del Sea Hawk 3 che ha due posti per i remi, quindi volendo, con una ventina, spendendo una ventina di euro in più, si possono prendere un'altra coppia di remi per andare avanti più. Quello che faremo prima. Agibile, sì, vediamo adesso, faremo la prova, poi volendo. Un'altra cosa che ha questo Sea Hawk dietro, ha questi due ganci qua, dove in futuro, se volete proprio che vi appassionate così tanto a stare in mezzo all'acqua che non potete farne a meno, comprato un portamotore e qua ci attaccate il motore elettrico, così, però boh, ovviamente poi dovrete mettere una batteria lì da 12 volt e così, però così andate, diciamo, ancora più lontano dalla umanità. Esatto, vi potete isolare ancora di più e vedere molte più robe senza distruggervi le braccia. Procediamo col gonfiaggio. Eccolo qua il nostro canotto gonfiato. Ovviamente noi abbiamo usato una pompa elettrica che avevamo già preso per i nostri materassini da mare, ma con, diciamo, con 10 euro dai cinesi la comprate questa pompetta. Allora, le recensioni dicono, anzi dalle domande di Amazon che hanno fatto i clienti, hanno risposto che con questa pompa il canotto si può gonfiare in 15 minuti pompando bene. Magari arrivi anche a 20, perché magari ci si stanca. Allora, con la scatola c'era ovviamente anche la corda che farà il giro di tutto, per, penso per una questione di sicurezza o per attraccarsi in qualche porticciolo. E ovviamente i due cuscini. C'è anche una sacca impermeabile, sì, impermeabile esternamente, perché come vedete ha solo lo strap che la tiene chiusa. Comunque per mettere documenti, telefoni, insomma, antischizzo. Qua fai passare la corda e si collega a quei due agganci lì. Adesso procedo a gonfiare i cuscini e ci vediamo dopo. Allora, visto che mi sono avvalso della pompa elettrica per gonfiare il canottone, adesso proviamo a vedere qua come gonfia almeno i cuscini. Allora, come detto, gonfia sia quando vai su che quando vai giù. Proviamo, dai. Non fa tanta resistenza, sembra abbastanza comodo. E anche la portata dell'aria per ogni pompata è abbastanza grande, infatti il cuscino è già gonfio con neanche 10 pompate. Il cuscino messo in posizione, poi gonfierò anche l'altro ed è questo. Anzi, adesso voglio provare, visto che sono qua, anche a sedermi dentro. Hola! Beh, no? Per ora penso sia tutto. Ma no, dai, montiamo anche i remi. Allora, un remo come vedete l'ho già montato, adesso vi mostro, era per capire, così vi faccio video e capite bene. Allora, c'è questo piccolo pezzo qua che si va a incastrare con la pala del remo vera e propria. E uno è fatto. Adesso andate a svitare uno di questi, mettete qua, inserite un'estremità fino in battuta. Un po' di sforzo, ok, e chiudete, avvitate come i tubi dell'acqua praticamente, tac, stretto, a posto. L'altro uguale, questo qua è identico da qualsiasi estremità, non ha nessuna particolarità, quindi potete metterlo come volete. Stessa cosa, sforzate un po', ecco, ok. Ora manca questo gommino qua, che per mia logica, anzi sicuramente così, andrà qua per evitare di perdere il remo, che esca dal blocca remo. Vedi?
quando andrete a remare, tac tac, rimane lì. Bom, allora dai, ci vediamo sull'acqua. Eccoci qua arrivati al test sull'acqua del Sea Hawk 3. Allora, sì, siamo andati nel posto più vicino a noi, ovvero la laguna di Caorle. Gonfiato, a parte un piccolo problema tecnico perché la pompa elettrica sì ce l'avevo, ma non avevo l'accendisigari perché l'avevo sostituito con un attacco USB, quindi ho dovuto pompare a mano, però anche pompare tutto il gommone a mano ci ho messo 10 minuti alla fine. I cuscini sono comodi, che non sono compresi nel 2, no? Nel Sea Hawk 2 non ci sono, nel 3 sì. Io non sono un bravo rematore, perché ho provato poche volte, però non ti accorgi, però la strada la fai. Sembra molto buono. Anche gli attacchi dei remi qua, pensavo che magari fossero troppo morbidi per reggere il remaggio, ecco, la pressione che esercito per spingere avanti tutta l'imbarcazione. Però se vedete, io spingo ma reggono bene gli attacchi. Ovviamente anch'io non sapevo dove mettere questo anello qua. Questo anello qua devo metterlo più avanti, più indietro, però remando alla fine si regola da solo, perché alla fine si regola in base a quanto spingete sul remo o su un altro, quindi alla fine a forza di remare arrivano in una posizione ottimale per poter spingere meglio avanti l'imbarcazione. I bordi sono abbastanza larghi che l'acqua non entra, perché una volta abbiamo noleggiato un canotto e c'era sempre pieno d'acqua. Sì, eravamo invece allagati. Qui invece è comodo. Sì, qua la pagaia non spinge l'acqua all'interno dell'imbarcazione, anche perché qua c'hai due camere, c'è quella esterna e quella interna, quindi hai tanto spessore. Poi vi metteremo le... Sta guarendo. Ti piace ciò che è al mare? Brava. Poi vi metteremo anche le foto delle misure, perché anche se voi vedete 3 metri di gommone, cos'è questo 2,95, però alla fine lo spazio interno è molto meno. Però basta e avanza, sì. Cioè io sono seduta, lì c'è Alessandro, qui c'è spazio, sì, per lo zaino. Anche perché questo è per 3, come detto, ma l'abbiamo preso appunto per stare un po' più comodi. Poi qui abbiamo messo il cellulare nei sacchettini, spero che ordiniamo un giorno anche le cose... Per la sicurezza, credo che non servirà, però. Sì, visto che la prima volta dobbiamo ancora capire come si naviga. Anche perché non siamo in un lago, siamo in un mare, passano tante barche, producono scie e onde, anche prima ci arrivano le onde addosso, però dai. Però mi sento sicura. Sì, qui. Anche io mi sento sicura. Pensavo poi peggio. Sì, c'è quella corda dove abbiamo messo le scarpe, abbiamo visto su internet una borsa impermeabile che volendo si può attaccare, per non avere zaino qui in mezzo, sì, si può attaccare e mettere fuori il gommone, insomma bello, molto bello. Guardate questo posto, adesso cerchiamo di entrare lì dentro. Sembra un cespuglio, ma mi sa tanto che è una costruzione artificiale. E vediamo cosa c'è dentro. Chiediamo scusa al padrone di questa bellissima costruzione in mezzo all'acqua, ma ne abbiamo approfittato per berci una birra perché era troppo carino. Da lontano sembra un cespuglio e avvicinandosi si capisce che è una costruzione artificiale con tanto di tavolino e sedia. Quindi qua abbiamo parcheggiato la nostra imbarcazione. Ed è un ottimo posto per rilassarsi. Ragazzi, un'altra osservazione. Praticamente io ho notato che, allora, intanto dovete tenere i remi in modo che questa plastica qua non tocchi su questa parte in gomma, perché secondo me col tempo si va consumando. Comunque sia, anche se la tenete tanto in fuori il remo, che secondo me questa è la misura giusta da come ho visto, che rimangono circa 30 cm in fuori dal supporto. Questo in alluminio, però ogni volta che voi pagaiate, che remate, va a toccare. Quindi secondo me col tempo, per preservare il gommone, andrebbe messa tipo una guarnizione, un qualcosa per proteggere il tessuto, questo qua. Allora, spero che questo video unboxing sperimentale vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollicione in su a supporto del canale. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nostre avventure. E ci vediamo alla prossima. Ciao!